perché è certo che tutto quello che noi facciamo, che inventiamo, il progresso tecnico, la società consumista, una economia che strangola e che produce il terzo mondo, che produce morte, che uccide, che è genocida, quotidianamente genocida. Non sarebbe possibile pensare questa economia senza questa energia di vita, che no, ci aiuta a pensare, che ci aiuta ad agire, che ci aiuta ad immaginare, e quindi ci serviamo tutti, e unicamente gli assassini e i benefattori e i misericordiosi, tutti attingono da questa forza, tutti agiscono da questa forza. Tutti agiscono, ricevono questa energia da questa unica, unica sorgente che è Dio. Io penso che questo era il pensiero di Gesù. E quindi vedere la vita deformata, inquinata, direi prostituita, come Gesù la vede. E quindi è venuto al mondo per risanare, non per dare la vita, perché la vita la tiene, ma per ridare, di fatto si è parlato molto in questo linguaggio, inteso male, perché inteso unicamente nell'ordine spirituale, ma Gesù è venuto a ricostruire questa vita, e ricostruire vuol dire riportarla alle sue sorgenti, riportarla alla sua purezza, liberarla da tutte le soprastrutture e le deformazioni che in questa vita ha introdotto e sta introducendo il peccato. E quindi pensate un po' se realmente noi e la Chiesa e tutti quelli che sono seguaci di Cristo avessero adottato questo principio e pensando che realmente la misericordia di Dio consiste principalmente, essenzialmente, in trasmettere questa vita, ma trasmettere questa vita come amore. E quindi anche lì viene fuori tutta direi un po' la polemica sull'erotismo, il sesso, eccetera. Questa vita come amore, che deve essere ricevuta come amore, perché nel Vangelo praticamente esiste una equazione. La vita che viene da Dio è amore, e non può essere altro che amore, e Dio è unicamente amore, e da Lui sgorga unicamente questo amore, e quindi noi lo vediamo e la riceviamo proprio per quello che dicevamo stamani, a livello terreno, a livello storico, e quindi esiste, per quello vi parlavo di una pre-politica e vi parlavo di una pre-economia, perché la politica e l'economia, e come l'erotica, sono manifestazioni naturali dell'uomo. Noi viviamo unicamente, direi, muovendoci in queste tre direzioni, la direzione erotica, la direzione economica e la direzione politica. Non abbiamo altre mani, non abbiamo altre direzioni, non possiamo comunicarci per altri canali. Ed è questo che de volte fa terribilmente soffrire, terribilmente soffrire. Perché la Chiesa non ha insistito, non ha, direi, approfondito questo tema, per cui non è possibile amare l'uomo se non lo amiamo economicamente e se non lo amiamo politicamente. Non esiste, non esiste un amore che non sia nello stesso tempo erotico, politico, economico. Non esiste. E io vedo che molte volte certe forme di amore, di devozione, di donazione di persone religiose che meritano un profondo rispetto, certamente, perché è un amore, direi, gratuito, illimitato, generoso,
fortemente generoso viene tradito e contraddetto da una mancanza di chiarezza economica e politica. Perché io non posso amare un povero se lo derubo. Capite bene? Non posso dire di amare un povero se contribuisco a succhiargli la vita. Come posso? Che cos'è questo amore misericordioso se la misericordia non è totale? Se la misericordia non è veramente umana? E quindi per essere veramente umana bisogna partire da una visione antropologica. Chi sono io? Chi sono io? Chi sono uomo? Non sono anima, non sono spirito, sono materia, sono comunicazione, sono relazione con gli altri, sono relazione con le cose. Per cui oggi viviamo un assurdo. Mai la Chiesa ha avuto potere di convocazione come oggi e mai il mondo come oggi è così anticristiano e antievangelico, vedete? C'è un dissidio, c'è uno squilibrio profondo. Non abbiamo pensato l'uomo nella sua totalità. Abbiamo pensato che la relazione con Dio è una relazione unicamente spirituale e abbiamo combattuto, la Chiesa ha combattuto ferocemente e ingiustamente il liberalismo come quello che voleva scindere l'uomo e gli interessi umani e le azioni umane, ma di fatto noi siamo più liberali, molto più liberali dei filosofi e degli economisti liberalisti, perché noi dividiamo quello che Dio ha unito. E quindi la misericordia di Dio non è una misericordia che si riduce unicamente allo spirito, che si limita unicamente a salvare l'anima dalle mani dell'inferno per portarla in paradiso. È una misericordia umana, totale, che ingloba tutti gli interessi dell'umanità. E possiamo trovare una costante e trovare un elemento permanente che ci aiuta poi a giudicare tutte le contingenze, tutte le trasformazioni, tutte le ideologie che nascono continuamente, e che è questo di dare la vita, di difendere la vita, e che dobbiamo difendere a qualunque costo, e lì dobbiamo essere terribilmente conservatori, e lì dobbiamo non lasciarci convincere dalle scuse o dai pretesti o dalle giustificazioni che trovano gli economisti, perché quante volte abbiamo sentito dire da prelati o da responsabili o da teologi che i politici fanno quello che possono e che quindi devono essere giustificati, esaltati, magari scrivendo loro un biglietto di augurio per i 50 anni di matrimonio perché hanno fatto tutto quello che potevano fare. Perché? Perché non c'è questa fedeltà assoluta alla vita, perché Pinochet ha ucciso e basta. E non si stringono mai le mani macchiate di sangue, mai, assolutamente mai, ma è mancata questa fedeltà. La Chiesa è entrata nel gioco politico e allora evidentemente l'economia vista come conseguenza è relativa ai suoi aspetti progressivi e ai suoi aspetti regressivi. Evidentemente la politica deve adattarsi al livello culturale raggiunto dall'uomo, alla coscienza politica dell'umanità, possiamo anche capirlo, ma dobbiamo mantenere fermo quello che è il messaggio di Cristo e quella che è la volontà assoluta di Cristo, che tutti abbiano vita e che tutti abbiano vita abbondantemente. E finché questa vita è tradita, finché l'uomo porta sulla sua fronte segni di morte, dobbiamo continuamente difenderla. Dobbiamo gridare fortemente
non tanto con le parole quanto con la vita, quello che è stato il grande progetto di Cristo. E vedete questo progetto di Cristo, quando si è fedeli a questo progetto di Cristo, lì direi che ci aiuta molto ad essere delle persone che hanno la capacità di leggere i segni di speranza, perché non è vero che nel mondo la vita abbia terminato, che la vita termini, e quindi vedere un po' in che senso possiamo sviluppare di lì dentro, prendendo lì dentro quelli che sono gli elementi di vita che possono aiutare a dar la vita al mondo. Quindi quando uno domanda il Vangelo è politico, non è politico, è materialista, non è materialista, io penso che se uno legge il Vangelo lo vede chiaramente in che senso è politico o non è politico, perché evidentemente da questa passione per l'uomo, da questa passione per la vita, non può restare unicamente chiusa nel petto dell'uomo, si deve tradurre, manifestare quello che è assurdo, quello che è, non so come definirlo, squilibrato, diabolicamente squilibrato, è trovare delle persone fedeli a Dio, che lo adorano, che adorano Gesù, che parlano di Gesù e che poi prendono delle decisioni politiche ed appoggiano delle decisioni politiche che sono direttamente omicide, capite? Direttamente genocidi. E questo è drammatico, è tragico, perché dimostra giustamente una schizofrenia nella Chiesa che si traduce in ciascuno di noi, che si traduce nelle persone da cui dobbiamo difenderci assolutamente, e ci difendiamo solamente quando scopriamo alla sua sorgente la misericordia di Gesù.